Stefano Bottoni, ci spieghi da cosa nasce il suo interesse per i conflitti etnici e nazionali dell'area danubiana novecentesca? Esiste un nesso con la figura di István Bibó? Il motivo del mio interesse è in parte legato a ragioni personali. Vengo da una famiglia in parte ungherese, per cui fin da giovane, fin da giovanissimo, da piccolo mi sono confrontato con il bilinguismo, con la differenza di sentimenti etnici, nazionali e con la mescolanza di cultura. Per cui durante il mio percorso universitario assumere, diciamo, come argomento di studio l'Europa centro-orientale, in particolare l'Ungheria, e il tema del conflitto etno-nazionale è stata una scelta abbastanza naturale. La figura di István Bibó, che era un politologo, un giurista e credo uno dei pensatori più profondi relativamente a quest'area nel Novecento, questa figura l'ho incrociata durante i miei studi universitari e mi ha accompagnato nel mio percorso fino ad oggi. Bibó scrisse dei saggi molto importanti, soprattutto negli anni 40, negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, su una serie di questioni cruciali. Una era la collocazione dell'Europa centro-orientale nella cultura e nella storia dell'Europa, cioè tenta di definire quelle linee di confine, quelle faglie che dividono ancora oggi e che dividevano nel Medioevo, nelle varie fasi storiche, le varie nazioni e i vari segmenti dell'Europa. E Bibó afferma che c'è una specificità nello sviluppo storico dell'Europa centro-orientale e che questa specificità quindi non nasce soltanto dalle tragedie dell'ultimo secolo, ma ha radici storiche che sarà molto difficile superare e potremmo dire, come vediamo anche oggi, queste faglie tra le due metà dell'Europa continuano ad esistere su vari temi. E quindi Bibó aveva sicuramente ragione. C'è poi un saggio fondamentale, purtroppo non ancora pubblicato in italiano, ci si sta lavorando, sulla questione ebraica in Ungheria dopo il 1944. È un saggio assolutamente fondamentale, fu scritto e pubblicato nel 1948 ed era un'analisi assolutamente lucida di come si è arrivati all'Olocausto in Ungheria, come aveva reagito o non reagito la società ungherese cristiana alla persecuzione degli ebrei e come avrebbero vivere ebrei e non ebrei in Ungheria dopo questa catastrofe. Il saggio ebbe in quel momento un certo impatto quando uscì nel 1948, poi arrivò il regime comunista. Bibó non poté più pubblicare liberamente per decenni e quindi l'impatto poi in realtà fu molto limitato anche all'estero, ma credo che sia un saggio fondamentale. Nel saggio Transilvania Rossa analizza, fra le altre cose, la repressione contro le minoranze attuate dal regime comunista rumeno dopo la fallita insurrezione ungherese. Lei ritiene che la pulizia etnica antiebraica sia stato un tratto distintivo della politica comunista? È un argomento molto complesso perché se guardiamo per esempio alla situazione del regime comunista rumeno abbiamo una serie di paradossi. Il primo paradosso è la dimensione della comunità ebraica rumena dopo la Seconda Guerra Mondiale, è a parte l'Unione Sovietica la più grande comunità ebraica rimasta di tutta l'Europa centro-orientale, più di 400.000 persone. E queste 400.000 persone vengono però, hanno un retroterra culturale, linguistica, eccetera, molto diverso. Una cosa è essere ebrei della Transilvania, un'altra cosa è essere ebrei a Bucarest, un'altra cosa Sarabia o in Moldavia, come per esempio lo era Anna Pauker, il primo ministro degli esteri donna nel 1947. Dopo il 1900, e nei primi anni del comunismo, nei primi anni del regime comunista, una parte di questi ebrei decide di integrarsi, crede nel progetto comunista e ottiene, così come in altri paesi, in Polonia, in Ungheria, posizioni di responsabilità ai vari livelli dell'apparato comunista e dello Stato. Poi c'è altri ebrei, invece, il movimento sionista, sappiamo che era abbastanza forte in Romania, decidono immediatamente di emigrare, tant'è che 120
3.000 persone lasciano il paese dal 48 al 52, si stabiliscono in gran parte in Israele. Poi dal 52 al 57 non si può emigrare, vengono chiusi completamente i canali. Nel 1958 il regime comunista romeno, per motivi ancora non del tutto chiari, decide di riaprire i canali dell'emigrazione. All'improvviso, il giorno di Yom Kippur, gli ebrei vengono a sapere che se si va alla milizia si può richiedere il passaporto, visto di uscita per Israele. Lo fanno 130.000 persone in poche settimane, un esodo assolutamente imprevisto dal regime e che causò anche un grande scandalo, in quanto in quel momento è chiaro a tutti che l'integrazione di questa comunità non è avvenuta, gli ebrei sono molto insoddisfatti, in realtà l'antisemitismo popolare e le piccole angherie, piccole grandi angherie quotidiane nei confronti degli ebrei non erano mai venute meno nemmeno negli anni del regime, ma soprattutto che questa sarebbe stata da parte del regime comunista nei confronti degli ebrei l'occasione per avviare una vera e propria pulizia di alcuni apparati. Infatti è quello che succede. A chi si iscrive sulle liste dell'emigrazione viene immediatamente tolta la cittadinanza romena, vengono privati del lavoro, vengono privati spesso anche della casa e devono aspettare in molti casi anni per avere accesso al visto che poi consente loro di emigrare verso Israele. Nel frattempo queste posizioni vengono riempite con quadri di origine etnica romena. Per cui in realtà si tratta di un grande cambiamento etnico, si tratta di una pulizia etnica, anche se in molti casi venne attuata in modo apparentemente. Nel suo saggio Un altro Novecento si sofferma in conclusione sulle chiavi di lettura per comprendere la politica danubiana del nuovo millennio. Alle categorie di nazionalismo, antisemitismo e fondamentalismo, lei preferisce quelle di emigrazione, declino demografico e rapporti con la minoranza rom. Ritiene che non esista alcun nesso fra emigrazione afroasiatica e antisemitismo? Sono un esperto di migrazione, quindi non vorrei addentrarmi troppo in temi che conosco in modo superficiale. Io credo che ci sia in realtà un nesso piuttosto evidente, come vediamo dalle vicende degli ultimi anni e degli ultimi mesi di diversi paesi, soprattutto dell'Europa occidentale. Quello che tentavo di far vedere nel caso dell'Europa orientale era che il problema demografico che abbiamo noi in Europa occidentale e che leghiamo generalmente al tema dell'immigrazione, no? da paesi a maggioranza islamica, ma anche da altre zone del mondo, per esempio dall'Europa orientale, in Europa centro-orientale si pone in un certo senso in modo inverso. Qui un problema drammatico per la forza lavoro, per il mercato del lavoro, per la stabilità sociale e anche per la formazione del capitale umano, del capitale culturale, è quello della emigrazione, in molti casi proprio verso l'Europa occidentale. Ed è un'emigrazione che non è colmata da null'altro, e da qui nasce il problema demografico che invece è spaventoso per molti di questi paesi che rischiano nei prossimi decenni di perdere addirittura un terzo o addirittura metà della propria popolazione, cioè praticamente spopolarsi. Qui non è pensabile, da qui nascono, credo, molti malintesi anche politici, diplomatici, non è pensabile in questo momento in Europa orientale immaginare di riempire questo vuoto demografico, e cioè dei milioni che vanno in Germania, nel Regno Unito, piuttosto che in Olanda o in Svezia, con per esempio con i migranti, con i rifugiati che stanno affluendo dal Medio Oriente, per motivi culturali, per motivi strettamente economici. Qui, qui gli stipendi nella città in cui sto parlando, dalla quale vi sto parlando, Budapest, Ungheria, gli stipendi medi sono di 500 euro. Non è particolarmente appetibile questa situazione per nessuno. Chiunque sa che, qualche centinaio di chilometri più ad occidente, in Austria, questi livelli sono almeno il triplo. Per cui
cui perché uno si dovrebbe fermare in Serbia, in Ungheria, in Croazia piuttosto che in Slovacchia quando con uno sforzo aggiuntivo può arrivare in Europa occidentale. Poi c'è naturalmente un problema culturale. Questi stati sono stati nazionali, il che non vuol dire che siano stati omogenei, come ho tentato di illustrare anche nel libro. C'è un problema enorme, una grande minoranza interna, poco integrata, ma lo è ovunque in Europa, poco integrata, quindi non è un problema solo degli est europei, che è la minoranza rom. Stiamo parlando di milioni e milioni di persone, quindi di un'enorme comunità, e quindi in realtà questi stati si percepiscono come omogenei, si percepiscono come nazionali, ma hanno ancora un grande problema di integrazione culturale. È per questo che mi sembra molto difficile immaginare e mi sembra anche molto difficile chiedere a questi stati in questo momento uno sforzo ulteriore per accogliere persone che vengono da un retroterra assolutamente diverso, che portano una messe di problemi che questi stati non sono evidentemente in grado di gestire e che rischiano di aumentare, o anzi di diminuire, scusate, il grado già piuttosto basso di coesione sociale di questi paesi. Nel novembre 2012, Gyöngyösi Márton, membro del partito ungherese Jobbik, ha auspicato un censimento della minoranza ebraica ungherese ai fini della sicurezza nazionale, aggiungendo poi che il censimento avrebbe riguardato solo i possessori di una doppia cittadinanza, ungherese e israeliana. Crede che la doppia fedeltà etnico-politica potrà essere un fattore rilevante nella politica danubiana futura? Dunque, il problema della doppia cittadinanza è abbastanza complicato. L'Ungheria è, credo, tra i paesi europei uno dei più liberali per quanto riguarda la doppia o addirittura la tripla cittadinanza. Io pure sono un doppio cittadino italiano e ungherese, lavoro tranquillamente in una istituzione pubblica, qual è l'Accademia delle Scienze. Ci sono in Ungheria centinaia di migliaia di doppi cittadini, per esempio quelli, coloro che sono nati nei paesi confinanti con l'Ungheria, la Romania, la Serbia o l'Ucraina, che sono diventati doppi cittadini senza abbandonare la cittadinanza originaria. E poi c'è un numero ignoto, imprecisato, si potrebbero fare statistiche, ma a nessuno è mai interessato, per esempio anche di cittadini, come sappiamo, che hanno un'origine ebraica e che per esempio hanno anche un passaporto israeliano. Questa è stata una polemica politica e una provocazione. Io non credo che una cosa di questo genere sia fattibile. Tra l'altro, in Ungheria, a differenza di altri paesi della regione, sin dalla fine della Prima Guerra Mondiale, gli ebrei non sono classificati come nazionalità a sé stante, cioè nel censimento non esiste una rubrica ebreo, esiste semplicemente una rubrica di religione ebraica. Come sappiamo, pochissimi degli ebrei ungheresi hanno una filiazione religiosa, sono laici o agnostici, quindi non hanno un rapporto con la religione, quindi il rapporto con l'identità ebraica è un rapporto molto molto vago, è un rapporto molto, diciamo, privato e molto discreto. Quindi non, come dire, in realtà nessuno è interessato in questo momento a fare alcun tipo di censimento. C'è naturalmente un discorso che si può fare di sicurezza nazionale, che riguarda tutte le doppie cittadinanze. Per esempio, ci sono paesi come la Germania che tendono fortemente a scoraggiarla, ci sono paesi come la Slovacchia che l'hanno addirittura vietata. Naturalmente qui se ne può parlare, si può fare il paragone con per esempio cittadini che vengono da paesi del Medio Oriente e quindi si può legare al tema dell'integrazione. Se ci si integra totalmente in un paese, questo paese potrebbe aspettarsi una rinuncia all'identità o alla cittadinanza precedente. Ma l'Ungheria, proprio perché ha questo problema con le sue minoranze negli stati circostanti e proprio perché ha mantenuto negli ultimi anni, negli ultimi 2 decenni, una politica davvero molto liberale, anche nel contesto europeo, per quanto riguarda la doppia cittadinanza, opererebbe una contraddizione inaccettabile se cominciasse a fare censimenti o cominciasse selettivamente a togliere la doppia cittadinanza, perché allora
Le prese di posizione del primo ministro ungherese Orban Viktor verso il problema dei rifugiati gli ha alienato le già scarse simpatie nutrite in larga parte degli europeisti più convinti. La costruzione di una barriera ai confini con la Serbia evoca un'inversione dei fantasmi dei campi di concentramento. Chi sta dentro la cortina si protegge dal nemico esterno. Crede che la politica di Orban sortirà degli effetti positivi sulla risoluzione del problema europeo dei profughi? Se questa domanda mi fosse stata rivolta alcuni mesi fa, la mia risposta sarebbe stata molto più negativa, devo dire, nei confronti delle politiche di Orban. Cioè, nel momento in cui a settembre-ottobre l'Ungheria mise in atto appunto la chiusura dei confini, eresse la barriera e la rese operativa, le critiche a livello europeo furono molte e in molti casi furono, credo, anche giustificate. Allora si diceva si trattava di scegliere fra una politica dell'accoglienza e una politica della chiusura. Dopo tutto quello che è successo, cioè dopo le cifre che abbiamo visto, dopo le dimensioni dell'esodo e anche dopo tutti i vari fatti che in tanti paesi europei, non soltanto in Germania, non soltanto a Polonia, non soltanto la notte di Capodanno, hanno accolto l'esodo, qui bisogna dire che il clima è cambiato e il vertice europeo che si terrà fra qualche giorno, 18-19 febbraio a Bruxelles, probabilmente certificherà qualcosa che era impensabile immaginare alcuni mesi fa, cioè la sconfitta della linea di Angela Merkel e la vittoria di una linea securitaria definita da molti razzista o definita da molti apertamente anti-accoglienza, in particolare promossa da Orban, ma non soltanto da lui. Orban è diventato una specie di portabandiera, una specie di simbolo di quest'altra Europa, o l'Europa dal cuore nero, chiamiamola come vogliamo, o l'Europa senza cuore. In realtà la sua posizione ha il pregio, da un punto di vista strettamente diplomatico, di essere stata molto lineare. Orban dice oggi, febbraio 2016, le stesse cose che aveva cominciato a dire nel gennaio-febbraio 2015, dopo la strage di Charlie Hebdo, e quando il fenomeno migratorio, il fenomeno rifugiati, era ancora di là da venire o era ancora di dimensioni marginali rispetto a quello che vediamo oggi. Quindi io non credo che l'Ungheria abbia risolto il problema, naturalmente ha risolto il suo problema, nel senso che in alcuni mesi sono transitate 400.000 persone dall'Ungheria, con grandi problemi appunto anche sociali e logistici. Dal 15 ottobre 2015 praticamente non transita nessuno. Naturalmente il traffico si è spostato verso altri paesi. Il problema credo sia molto più complesso, però risolverlo come una parte della stampa europea, come alcuni politici europei, per esempio Merkel o gli austriaci, avevano preteso di risolverlo, di gestirlo in autunno, ecco, questa pretesa è caduta nei fatti e come vediamo in questi giorni, paesi come la Slovenia o la Polonia hanno praticamente blindato i propri confini adottando soluzioni molto simili a quelle ungherese e questo metterà nelle prossime settimane sotto pressione